Grande fratello VIP, Andrea Mainardi torna nella casa dopo l'incidente. Andrea Mainardi si è rotto accidentalmente il setto nasale, ma per fortuna adesso sta bene ed è rientrato nella casa. Andrea Mainardi, dopo aver passato un venerdì allegro insieme ai concorrenti della casa del Grande Fratello in cui la redazione ha passato ai ragazzi del reality una cena a base di pizza e birra, purtroppo durante la serata è successo un incidente piuttosto grave per lo chef. Nell'euforia Andrea, forse dopo aver bevuto qualche birra di troppo, è andato a sbattere il viso contro una vetrata. All'inizio, dopo aver preso la botta, sembrava che non fosse nulla di grave, ma dopo un po' di tempo il naso è iniziato a sanguinare sempre di più, il labbro a gonfiarsi ed i dolori aumentavano, aggravando lo stato di salute del concorrente e costringendolo a farlo abbandonare anche se momentaneamente la casa del Grande Fratello. Andrea Mainardi lascia la casa per dei controlli in ospedale. Il medico presente nello staff del Grande Fratello gli ha suggerito di mettere del ghiaccio alla ferita e di non stendersi, ma il dolore dello chef è aumentato tanto da portare Andrea al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Andrea si è rotto il setto nasale e proprio per questo motivo l'utilizzo del ghiaccio è stato superfluo. Per il momento la situazione è migliorata ed Andrea sta bene, infatti è rientrato di nuovo nella casa continuando la sua permanenza. Andrea, possibile vincitore del Grande Fratello? A quanto pare sembra essere tra i favoriti di questa edizione del Grande Fratello, non solo dal pubblico a casa, ma è anche uno dei preferiti del conduttore Alfonso Signorini, che durante un'intervista a Mattino 5 l'ha promosso come vincitore del reality. Non dovrei rivelare la mia opinione sui miei concorrenti preferiti perché sono anch'io insieme ad Ilari, il conduttore del GF, ma ho un concorrente che preferisco di più rispetto ad altri e la sua vincita al reality sarebbe sia un trionfo alla normalità ma soprattutto una rivincita per tutti i bravi ragazzi di oggi. Andrea ha stretto amicizia con tutti i concorrenti della casa ma è molto legato in particolar modo a Walter, ma non solo, è anche amato e stimato da tutti gli altri concorrenti della casa per il suo carattere umile. Simpatico e solare, non è mai entrato in discussioni oppure fatto polemiche o ha giocato strategie, è stato semplicemente se stesso dall'inizio fino alla fine del reality, mostrando sia i difetti che i pregi. Sarà lui il vincitore di questa edizione del Grande Fratello o rimarrà tra i preferiti come vincitore morale? Non ci resta che aspettare la puntata di domani sera per sapere finalmente chi sarà il vincitore della terza edizione VIP.